Giuseppe Abruzzese, difensore dell'Audace Cerignola, quest'oggi in conferenza stampa in vista di quello che sarà il match interno contro il Savoia. Partiamo un attimino da quella che è stata la vittoria conseguita a Nola, la terza consecutiva dopo i successi di Gragnano fuori casa e con la Sarnese qui al Monterisi. Audace Cerignola che sicuramente vive un buon momento, forse si è pronti per fare quel salto di qualità che tutti quanti si aspettano. Sì, domenica abbiamo disputato un'ottima partita in un campo difficile, una squadra che gioca bene a calcio. Abbiamo dato continuità ai risultati passati. Adesso domenica affronteremo una partita importante per il prosieguo contro una squadra di qualità, una squadra che esprime un buon calcio. Sicuramente sarà una partita difficile come lo saranno tutti da qua in poi, però in settimana ci alleniamo per riuscire ad arrivare al nostro obiettivo. Ecco, questo è un momento per noi favorevole, poi davanti al nostro pubblico ci teniamo sempre a fare bella figura. Un Savoia che è cambiato rispetto a quello che è stato il match dell'andata, uno dei migliori sotto il profilo del rendimento disputati dall'Audace Cerignola, rivitalizzato sicuramente dalla cura Campilongo, ma l'Audace Cerignola, come dicevamo, arriva a questo match carico e soprattutto ci sarà la grande spinta di un pubblico, tutti presenti, abbiamo anche appreso nelle passate ore di quello che è stato l'invito del presidente Nicola Grieco all'intera città di stringersi quanto più forti alla squadra. Sì, affronteremo una squadra del Savoia come tutta una squadra di qualità, allestita per fare bene in questo torneo. Poi con il cambio della guida tecnica è una squadra che ha delle idee, una squadra organizzata. Noi dal nostro canto giocheremo davanti al nostro pubblico, dove le partite adesso hanno un valore importante, importantissimo. In questo momento dovremmo disputare delle partite dove il minimo bisogna abbassare il ranking di errore, ecco, perché i punti pesano, le squadre che sono sotto fanno di tutto per fare punti, quelle che sono sopra, chi vuole arrivare ai playoff, sono squadre organizzate, le tre che ci sono là sopra devono per forza far punti per rimanere sempre in scia del Picerno. Quindi adesso il momento del campionato è un momento importante, ecco. Il tuo personale appello ai tifosi gialloblu a riempire lo stadio Monterisi, lo hanno sempre fatto, oggi serve ancora di più il loro sostegno, peraltro ci saranno anche le scuole, i bambini, domenica, quindi tutti presenti. Sì, ecco, l'appello è questo, di starci come si è sempre stati vicini alla squadra, perché la squadra ha bisogno del pubblico, ha bisogno perché il calore si avverte in campo e la squadra d'altronde deve poi anche trascinare il pubblico con le proprie prestazioni, con la volontà di una squadra che non molla mai. Grazie a Giuseppe Abruzzese. Grazie a te.